Ed eccoci qui, bentornati ragazzi con il 43esimo episodio. Per chi ci sta seguendo, se avete smesso di seguirci, sti cazzi, sti gran cazzi proprio. E ricordiamo sti gran cazzi. G-Revolution, figa. La figa. Con l'antenna degli errori. Con l'antenna degli errori, perché se noi diciamo qualcosa è colpa sua. Di sbagliato a livello verbale, è colpa sua. E io lo spero. Borde, attenzione. Partiamo quest'oggi con, no? La figa, come sempre. No, come sempre. Come la seconda volta, no? È come la seconda volta. Come sempre, quasi. Vabbè, bando a queste stronzate, voglio dare i primi commenti a caldo su Skyrim. Sì. Skyrim che ho provato già tempo fa, forse già l'ho detto, su computer, ma ho avuto modo di provarlo meglio su PlayStation e ho avuto modo anche di vedere i difetti che ci sono tra fisso, computer fisso e console. Difetti anzitutto di grafica, sì. Abbassamenti di texture enormi tra una zona e un'altra, caricamenti che durano anche anni, il tempo di andare in due al cesso, sta ancora caricando, torni e sta ancora caricando. Il problema è che di solito si nascondono online a GTA. Vabbè, però di questo caricamento è la verità. Sì, vabbè, però diciamo che se online GTA era online, doveva caricare i server. Volevo dire, su single player dovrebbe essere un caricamento più rapido, più veloce. Invece no, non è così. A differenza del PC. Sì, ecco, qui io vorrei dire una cosa, perché qua, scusate, qua bisogna parlare. Qua bisogna parlare, no. E bisogna incazzarsi. Perché nella vita non esiste la vita calma. Esiste la vita che uno deve incazzarsi, La vita incazzata è la vita ultra incazzata. Esatto, sì. Meno di questo no. Non esiste. Qui ovviamente sorgeranno le solite cose. Viva PC a basso console. Però noi non ci vediamo a dire queste cose, non è il nostro interesse. Sì, anche perché io non ho comprato Skyrim, quindi non ho provato effettivamente questi cali che la figa ha notato. Ovviamente io la credo, perché che motivo avrebbe di dirci menzogne la figa? Non sto qui a maledire la Bethesda, quindi. Tra l'altro anche la casa è famosa per queste cose. C'è da dire sì che è proprio solito della Bethesda avere quasi questo motore che appesantisce proprio molto la macchina. Come per esempio Fallout, Bethesda insieme a Obsidian spesso e volentieri si ricade in bug. Quindi questa è la stessa cosa di GTA, che molti dicono: ma su PC gira meglio, oppure io aspetto la next gen. E a me non me ne fotte un cazzo. Vabbè, anche noi aspettiamo la next gen, però per Watch Dogs. Aspetta, next gen per GTA. Io invece GTA lo voglio per PS3. L'ho comprato, me lo so creduto. Che cazzo me. Io GTA lo prendo sia per PlayStation 3, sia mi giro di coglioni anche per PlayStation 4 e Xbox One. E invece a me non me ne fotte un cazzo, perché io già l'ho preso per PS3. Mi basta così, andate a fare in culo, basta. Bene, direi che posso tornare in studio. Quindi, perché la troppa rabbia non fa uscire le parole, capito? Vabbè, a parte questi diciamo aspetti negativi, vediamo che ho visto, diciamo più che altro, che ci sono troppe quest. Uno non può parlare con un tizio che subito dice: vai a fanculo di là, vai a fanculo di là. Oppure, vabbè, prendi un libro, ma vabbè, io ora mi leggo questo libro in calma, ma no, ti appare un'altra quest. E quindi ora ti ritrovi da un giorno all'altro con tre quest. Sì, è molto secondario. Sì, infatti io ho visto le statistiche, tanto per vedere, di tutte le missioni che ho fatto, giusto 9 sono quelle principali, su 3.000 che ho fatto. E ho detto tutto. Poi anche una difficoltà abbastanza elevata, perché può sembrare semplice, ma non è semplice. Perché anche tu sei appena inizi, già muori, proprio bellissimo. Incontri nemici che ti fanno proprio il culo. Basti vedere, non so se sapete del troll di ghiaccio, che trovi quasi subito all'inizio, ma per fortuna non troll. Perciò sì. Per no, però fa pure la faccia. Quello è il problema, perché un troll e non un stronzo di lupo, ad esempio, trovi un troll che già è alto 3 metri e ti fa il culo subito. Per fortuna che ti vogliono trollare. E queste cazzine. Cioè, è un po' come Dark Souls, che molti ritengono che in Dark Souls tutto è una presa per il culo, perché muori per ogni stronzata. Sì, ecco, quindi un'altra stronzata che puoi fare, voglio mettere alla luce. I salvataggi un po' troppo scemi. Mettono salvataggi, adesso esci dalla locanda e salvi. Esci da un altro negozio e salvi. Però se tu tipo sei all'inizio di un dungeon, ma sei alla fine e muori, salvataggio giustamente non mette la fine del dungeon, ma all'inizio, quindi di fare tutto da capo. Vabbè, mi sembra giusto. È nell'ordine della cazzima, sì, mi sembra, sì, giù. Nell'ordine del troll pure, mi sembra giù. Dio, il nome della cazzima trollosa. Quindi è una stronzata. Quindi io termino con Skyrim. Vorrei un altro argomento veloce. Acquisti prossimi, ho intenzione di acquistare una PSN card da 20 euro.
per comprare l'ultimo capitolo di The Walking Dead, forse o il pass stagionale o un singolo episodio di Wolf Among Us, che ho provato e quindi vi consiglio assolutamente, che come sempre hanno fatto in inglese, vabbè, solita cosa della Telltale Games che all'inizio fa inglese e poi forse tra 30 anni in italiano. Chi non mastica l'inglese molto bene, questo è anche un problema. Può essere anche un buon problema, però vabbè, almeno in inglese basilare, tipo come dire come ti chiami, può essere. What's your name? I have a potato. Sì, ok. Nel dubbio è assurda. Ultimo acquisto che forse ne forse, ancora più forse degli altri forse, Castlevania Mirror of Fate HD Edition. Capitolo che è uscito anche in passato su 3DS, che è stato riproposto su console fissa in HD Edition, vecchio stile scorrimento. Quindi mi levo dalle scatole e ho finito. La figa, vattene, perché sei inutile, hai finito. Okay. Adesso non serve più. Arrivederci. Acquisto, ma ne parliamo dopo. Ritorniamo sul tifone GTA 5, perché Rockstar a quanto pare ancora una volta ha ritardato il famoso risarcimento di $500,000 di GTA. Perché non hanno ancora fissato i vari bug del gioco con i problemi di salvataggio e tutto il genere. Però hanno annunciato anche altre cose. Prima di tutto hanno annunciato che da novembre per la prima volta in GTA 5 inizieranno gli eventi di fine settimana. Cosa sono? Sono degli eventi a cui si può partecipare o si possono guardare in streaming, dove si vincono premi e tutte queste cose qua. Quindi una specie di gara online. Cioè, quindi deathmatch, tutto questo. E sono annunciato anche il primo DLC, il Boom Beach Pack. Cosa comprende questo DLC? Veicoli da spiaggia, però che non ci è dato sapere quali sono, però dall'immagine si vede una Dune Baggy. Veicoli da spiaggia o veicoli da troie, seconda di come uno vuole intendere. Vabbè, una Dune Baggy, la stessa palazzo, quella di GTA San Andreas, texturizzata in HD, proprio sprecati. E questo minivan pieno di graffiti ai fianchi, da di che? Vestiti, capelli per personaggi online, armi nuove come ho potuto leggere. Tutte queste stronze di... Mi dispiace per il risarcimento, ma ancora arrivato, l'altro risarcimento che dovrebbe arrivare dopo l'ennesimo aggiornamento del gioco, quindi in meno di un mese 5 aggiornamenti. Ha deluso un po' all'inizio, però. Passiamo all'acquisto di oggi, acquisto molto very, come dire? Verosimile, no, inverosimile. No, ve lo dico in inglese, qualcosa di più. Comunque, very ultra cazzimoso, okay. Un gioco che, su cui ho sparato merda per un anno intero. Fatti più indietro per piacere, ok. E su cui ho sempre detto l'acquisterò quando scenderà tra i 15 e i 20 euro. Annunciato alle 3 dell'anno scorso, l'avete capito. Signore e signori, per la prima volta Need for Speed Most Wanted 2. Questo è il seguito di ok, no. Non ti prendere una stronzata, perfetto. Ti affogo. Questo altro cos'è? E lo ripeto per la millesima volta. Una merda, perché? Abbiamo comprato merda. Oggi. Esatto. Andava alla fattoria, era meglio. Sì. Le guidate sono veramente una fattoria di vacche, questo. Cos'è? Altro cos'è? Burnout Paradise, un'altra città con macchine reali e quegli stronzi, perché così devo chiamare la EA, non hanno nemmeno cambiato la texture della rampa che è dentro quella di Burnout. Dico io, poi fa l'altra, no? Vogliono tutti quanti criticare la guida di GTA 5, non è reale, se prendi un dosso salti. Mi sembra più reale questa guida dove se stai sulle scale a 300 all'ora non vai a sbattere contro le scale, ma le sale le usi come rampa. Ma che mi rispondete ora? Voglio proprio vedere. Sì, ma questo lo dovrebbero vedere. Ma... L'ho preso usato, perché a parte non meritava di essere preso nuovo, non lo meritava. Il pass lo posso scaricare online, non è un problema. Finito? Ok, allora devo capire, assolutamente. Okay. Andiamo. Basta. Con... L'ho mangiato fin troppo. Sì, hai mangiato fin troppo. L'ho mangiato. Ah, ho mangiato fin troppo. Hai mangiato marrone stasera. Marron merda. Allora, quattro argomenti videoludici. Allora, a manetta, partiamo con il primo. GTA ormai è uscito da più di un mese. Due. Più di un mese. Due mesi e più di un mese, mi sembra, o no? Se la matematica non è una meno. Meno. Ok. Comunque ha abbondantemente superato il miliardo di vendite, quindi una Rockstar che si sta arricchendo i coglioni. E che fa 8 anni, 4 anni, 5 anni ne sfornerà un altro. Sì. Tutti in Giappone GTA 6. Sì. Perché. No, non perché. In virtù di questo, quindi.
In susseguirsi dei fatti poc'anzi svoltisi. Colpa sua. Cos'è che mi aspetto dalla Rockstar? Volendo ipotizzare un nuovo lavoro, magari anche imminente, magari a distanza di un anno e mezzo, io mi aspetterei non un altro titolo nuovo, ma almeno una rimasterizzazione per piacere in HD di Bully, per piacere. Veramente, non so se lo sai, ma Bully, che già c'è su Xbox e PlayStation 3, è già in HD più o meno. Quindi sì, non possono rimasterizzare la stessa cosa. Scusa, allora inquadra me, perché questa è botta risposta. E allora come mai sullo scaffale non l'ho visto? Rispondi. E allora come mai io sull'Xbox ce l'ho? Rispondi. Perché io sapevo che la Scholarship Edition c'è solo su Xbox. C'è anche su PlayStation 3. L'ho vista varie volte usata a 10 euro in passato. Tanto è vero che GameStop non ne ha mai rivelato l'esistenza. Vabbè, comunque. Figa, mi sei tu a testimone. Mi astengo. C'è è vero, ma l'ho visto. Allora, sì, se l'utenza, se il pubblico è interessato, ci diranno loro se effettivamente è facile reperirlo o meno. Perché rispondete alla domanda. Avete mai visto Bully Scholarship Edition su uno scaffale qualsiasi di qualsiasi negozio per PlayStation 3? Se sì, rispondete. Ma specialmente per PlayStation 3, perché sì, per Xbox sono sicuro che esiste, no, lo so. Ma esiste anche per PlayStation 3, porca puttana. Che devo dire che volevo prenderla, che l'ho visto. Che io dissi, c'è a lui, ti ricordi il multiplayer di merda che facevamo sulla 360? 11 minuti. Figa, mi stai indicando che siamo a 11 minuti. Vabbè, e basta. Comunque quindi sì, già. Vabbè, comunque, insomma, se siete interessati ce lo direte voi, perché effettivamente ci sarà pure, ma è un po' raro, quindi viene spontaneo comunque chiedersi dove non cazzo è che è raro, più che altro essendo un gioco abbastanza vecchio, è come dire fuori produzione, non lo si trova più. Inoltre, per quando sia un gioco abbastanza fighissimo, non è che e inoltre che però nemmeno allora con questo chiudo, basta, non mi sapere niente. Inoltre nemmeno anni fa l'ho trovato sempre per PlayStation 3, quindi non è che è una questione di quest'anno, anche altri anni fa. Comunque, passiamo con il secondo argomento. Da Rockstar spostiamoci a casa Nintendo. Online di Pokémon, online di Pokémon X e Pokémon Y. Qui partono le cose belle. Sì, sì, no, un'altra incazzatura, sempre. La maggior parte. Allora, facciamo finta che io cerco uno Squirtle. Sull'online ci sono 20 utenti che propongono uno Squirtle da dare, quindi che sono disponibili. Almeno 10 giocatori su 20. Statistiche? Dicono: vuoi Squirtle? Dammi il tuo Yveltal. Vuoi Squirtle? Dammi il tuo Xerneas. E io dico: vuoi Squirtle? Sto cazzo che ti do i Veltal. Perché, se scusate, ovviamente io condivido con voi e quindi mi appello a voi. Ditemi un po' voi se è umanamente possibile chiedere un Yveltal per un merda di Squirtle, con tutto il rispetto che ho. Però può diventare anche poi Ultra Mega Blastoise, a me non me ne fotte. C'è uno Squirtle! Sì, cioè a me mi danno fastidio anche quelle persone che vogliono far passare come logica questa cosa, quando logica non lo è affatto. Perché Yveltal non te lo do, è inutile. Come dire, cioè, investisci un negozio già fallito. È la stessa cosa. Esatto. Col terzo argomento poi ci spostiamo sempre su, cioè rimaniamo sempre su quest'ambito, che riguarda persone / youtuber che usano, a quanto pare ultima moda, usano fare dei video dall'aspetto un po' giappominchia, su, per esempio su, nel caso di GTA e di Pokémon, che come se volessero quasi impersonare il bambino isterico felice dell'uscita di GTA. Non so se hai notato anche tu. Sì, parlane un po' anche tu, che cosa ne pensi? No? Non mi, cioè, io mi vorrei riferire a uno youtuber in particolare, però siccome noi non facciamo video di risposte, perché a noi non ce ne fotte dell'altra, diciamo, della concorrenza che c'è in giro. Attenzione, un geyser alle spalle! Noi navighiamo per fatti nostri. Io vorrei dire, scusate, ma perché fate queste stupide imitazioni? Se vuoi prenderlo in culo, prendi i Pokémon. Se vuoi, che cazzo ne so, se vuoi un gioco di merda, prendi GTA. Fai il pubblico. Ma scusate, ma se io vorrei sapere invece i giochi vostri preferiti quali sono?
Allora, GTA e Pokémon non sono la risposta attuale. E allora qual è la risposta? Cioè, seconda la risposta che secondo voi non dovrebbe meritare derisioni o parodia? Vorrei sapere. Magari uno dice, ah, perché Final Fantasy 7, ma Final Fantasy 7 è sto cazzo. Che cazzo c'entra con Final Fantasy 7? Vabbè, precisiamo anche una cosa, queste persone lo fanno più per la visualizzazione. Ma sì, vabbè, quello per tutto un giro, io faccio questo, quelle le parole. Per i big money. Io metto il nome del video così, il tag lo metto colà, comunque. Passiamo al quarto rapidamente, quarto argomento videoludico. Dark Souls 2. Io volevo prenotare la Collector Edition Dark Souls 2, però è finita da moltissimo tempo a quanto vedo. Cioè, addirittura il commesso mi ha detto no, devi venire molto prima. Che cazzo, devi venire a 2010 che Dark Souls 2? Non ho capito, scusate. Come quella di GTA 5, 405 copie. E quindi limitate. Vedendo sui vari siti ho visto che c'è disponibile la Black Armor Edition sicuramente, ma non c'è una standard. Quindi che sia la Black Armor Edition quella predisposta al pubblico? Non vogliono far vedere la standard perché vogliono guadagnare più soldi. E quindi è lì che mi incazzo. Il mistero si infittisce. Perché io la colonna sonora preferisco The Pirate, quindi scaricarla. Scaricarla illegalmente. Vabbè, no. Se è quella predisposta al pubblico, sti cazzi, me la comprerò perché Dark Souls comunque sarà mio. Passiamo ai saluti. Assolutamente, porca puttana. Dichiarandovi di passare un buon Halloween da G-Revolution. Figa. La figa, sempre più bianca. Sì, ormai. Molto movimentato stasera. E da me il board, yo, man.